Buonasera, ben trovati a questa puntata un po' particolare di Diritto e Rovescio dalla parte dei consumatori. Nessun ospite in studio, niente... Eh, giacca addosso per questa puntata che vuole solo ripercorrere quanto fatto finora in questa prima parte della stagione della nostra trasmissione realizzata in collaborazione con la Feder Consumatori io vi ricordo anche l'indirizzo mail se durante queste festività volete inviarci qualche segnalazione diritto e rovescio chiocciola e vi ricordo anche la nostra pagina facebook dalla quale potete accedere anche a tutte le puntate andate in onda finora disponibili anche sul sito icaro.tv ma partiamo con la stagione di quest'anno Puntata, siamo sul finire di ottobre, il 23 di ottobre. E si parla di trasporto ferroviario. Dopo un'estate burrascosa da questo punto di vista. In studio Giuseppe poli che è il responsabile per i trasporti della Federo Consumatoria Emilia-Romagna e l'assessore Vincenzo Mira, l'assessore provinciale alla mobilità. Allora vediamo uno stralcio della puntata con l'assessore che ricorda anche quanto accaduto in estate e le polemiche proprio con Trenitalia. Vediamo. Quando io mi recai giustamente quest'estate eh, al meeting per presentare questi documenti alle ferrovie dello Stato, non parlo di Moretti ma alle ferrovie a Trenitalia, ci fu questo rifiuto assoluto di aprire il benché minimo confronto. Però noi non siamo stati fermi, devo essere sincero, perché noi tutti abbiamo interpellato eh, il nuovo trasporto viaggiatori che è il gruppo che fa capo al presidente Montezemolo. Per novembre abbiamo ipotizzato, se riusciamo a mettere in cantiere perché le parti possano partecipare, un convegno su quella che è la concorrenza delle ferrovie, invitando Trenitalia, Nuovo Trasporto Viaggiatori, le Deutsche Bahn che si fermano a Bologna e il trasporto ferroviario regionale, per capire se c'è la possibilità di incrementare il servizio sul nostro territorio. Io stesso scrissi una lettera a Montezemolo ancora prima del confronto con il Trenitalia nel quale lo invitavo a valutare se sulla costa adriatica era possibile un aumento dei servizi e un miglioramento della qualità. Quella gita a Roma con il camion di sabbia alla fine la fa o non la fa? Noi vorremmo farla perché il segnale va dato. Andrebbe fatta perché io ritengo che l'attenzione vada portata direttamente presso Trenitalia che per noi oggi rappresenta un elemento sicuramente di difficoltà per tutto quello che è la realtà nel nostro territorio. A noi si sono già aggregati i comuni delle Marche, c'è stata una vivace protesta anche ultimamente della Regione Abruzza, della Regione Marche insieme perché si ipotizza un taglio e la non realizzazione dell'alta velocità lungo la Dorsale Adriatica. Siamo su questa linea, dovevamo farlo qualche tempo fa, purtroppo l'estate cioè da noi taglia un pochino le ali tutti i progetti perché ci si deve lavorare più di altri Pensiamo di portarle a termine quanto prima. Diciamo che un dato di riferimento può essere, possono essere le penali che la stessa regione commissiona e eh, eleva nei confronti dei gestori eh, del trasporto ferroviario regionale, che sono eh, Trenitalia e Fer, Ferrovia Emilia Romagna, che è la società della stessa regione. Eh, penali che non hanno mai raggiunto cifre così importanti, perché parliamo di... Oltre eh, 2 milioni di euro nel corso dell'anno per inadempienze contrattuali, quindi parliamo di puntualità, pulizie, eh, soppressione di treni, tutte cose che dovevano essere migliorate che invece eh, il dato di fatto ci dice che sono ulteriormente peggiorate. I primi di dicembre, proprio su questo argomento, alcune novità, visto che dal 12 di dicembre è partito il nuovo orario eh, ferroviario. Il presidente della provincia d'Italia ha scritto una lettera indirizzata ai vertici di Trenitalia, al nuovo ministro, per cercare di risolvere le criticità per il nostro territorio. Nel frattempo, grazie all'intervento della regione, è stata scongiurata la soppressione di alcune fermate romagnole per Eurostar e Intercity. Il comitato eh, Rombo, ascoltato anche nel corso della trasmissione dedicata ai trasporti ferroviari, continua però a lamentare, soprattutto per quanto riguarda i collegamenti notturni alcuni problemi in relazione al nuovo orario del 12, in vigore dal 12 dicembre. Insomma, la situazione è ancora calda, così come è ancora d'attualità il tema trattato nella seconda puntata di questa stagione, l'emergenza casa. In studio Andrea Buttafuoco della Sunia, il sindacato degli inquilini, Franco Carboni, il direttore dell'ACER di Rimini, l'avvocato Alberto Fabri di Confedilizia in rappresentanza dei proprietari, di abitazioni e poi l'assessore alle politiche abitative del Comune di Rimini, Gloria Lisi. Allora vediamo uno stralcio della puntata in questione. Il problema grosso è che non mancano gli appartamenti perché qui nella nostra provincia di appartamenti sfitti ne abbiamo tantissimi. Il problema è che eh, con la crisi abbiamo i proprietari che hanno alzato di più le garanzie, quindi per entrare in un appartamento non basta più soltanto dare il deposito cauzionale, una mensilità, eccetera. Ma chiedono anche altre garanzie come fideiussioni bancarie e, e quindi l'inquilino fa eh, enorme fatica a poter eh, prendere in affitto un appartamento. L'affitto di 5.000 euro annuo netto che eh, diciamo, può essere quello che di fatto viene incassato dal proprietario appunto al netto delle tasse, rispetto a un valore di eh, 250.000 euro, rappresenta un rendimento del 2%, quindi non è un canone elevato eh, in rapporto al valore eh, dell'immobile. Il problema è che questo canone è elevato per il reddito del conduttore. Nell'anno 2010 gli sfratti per morosità sono stati sul territorio provinciale 1242, sino a luglio di quest'anno sono già 700. E per quanto parlavamo del, riguarda il contributo dell'affitto, pensate che nel 2000 solo sotto 807 domande pervenivano, nel 2010 le domande sono state 2125, quindi quasi... Una triplicazione delle domande della richiesta di contributo affitto a fronte di risorse regionali che partivano da 1.291.000 euro per arrivare adesso a 800.000 euro. E le problematiche abitative sono state confermate recentemente anche dai dati presentati dalla Caritas di Rimini. Ve ne leggo solo alcuni. Nei primi 11 mesi dell'anno hanno bussato alla porta di Via Madonna della Scala in 770 che hanno una dimora stabile ma non ce la fanno a mantenerla. Lo scorso anno erano stati 660, 384 le famiglie aiutate con prestiti per un ammontare superiore ai 300.000 euro, 1.602 le persone che arrivano in Caritas con una dimora precaria e quasi 800.000. Di queste hanno un domicilio di fortuna. Insomma dati preoccupanti. Terza puntata di quest'anno dedicata a un'altra questione calda dell'estate 2011, quella dell'introduzione dei nuovi ticket sanitari. A parlarne, esponenti di PD e PDL, i consiglieri regionali Roberto Piva e Marco Lombardi, ma anche il presidente della Feder Pharma di Rimini Roberto De Luigi e la responsabile sanità Emilia-Romagna per la Feder Consumatori, Antonella Bettini. Vediamo cosa è successo. L'impatto è stato di questo ticket abbastanza gravoso per le farmacie, sappiamo che c'era questo provvedimento di luglio, eh, la regione Emilia Romagna ha aspettato un pochettino, ha vagliato un po' le cose, poi dopo, eh, diciamo, verso i primi di agosto, ci ha convocato dicendo che avrebbe voluto introdurre, introdurre questo ticket anche sui farmaci. E per cui c'è stato un poco tempo di informare i cittadini. La gente al rientro dalle ferie si è trovata con dei nuovi ticket, con delle nuo una nuova burocrazia a cui dover adempiere. In più c'era anche la questione che le visite che erano state prenotate in un periodo precedente all'entrata all in vigore dei nuovi ticket, non ancora, i cittadini che non avevano ancora corrisposto il ticket si sono trovati con un ticket maggiorato. Il provvedimento regionale parte da un presupposto che chi ha di più paga di più. Una visita specialistica pre-rimodulazione costava 18 euro. Se la Regione avesse applicato il ticket governativo di legge, 18 più 10, 28. Questo è stato possibile spalmando la rimodulazione anche sulla farmaceutica, dove parliamo di 1, 2, 3 euro. Si riconosce che solo i redditi non è sufficiente a riconoscere la vera fragilità della famiglia. Questo è vero, tant'è vero che sono in corso e penso che a breve probabilmente saranno proposte modifiche introducendo un equometro, usiamo questo termine, che parte dall'ISEA e consideri veramente le capacità di una famiglia. Non si è approfondito la vicenda relativa al fatto che le regioni potevano con risorse proprie far fronte ai ticket. In un primo tempo c'è stata una dichiarazione del ministro Fazio che disse che non c'era nessun obbligo, salvo il fatto che le regioni non potevano aumentare il debito sanitario. Infatti. Ovviamente nella situazione attuale per le regioni non sarebbe stato facile e quindi si è ritenuto più semplice introdurre questi ticket. La Regione Emilia Romagna già oggi, già da anni, ha, eh, aumenta con circa 200 milioni di euro il, di risorse proprie il Fondo Sanitario Nazionale. Quindi la Regione Emilia Romagna... Avrebbe una disponibilità di 200 milioni di euro che oggi gestisce in un altro modo per far fronte ai ticket. Una puntata immancabile in questa stagione, quella legata alla crisi economica e alle manovre del governo. In realtà, la puntata noi l'abbiamo registrata proprio a cavallo del passaggio tra il governo Berlusconi e l'attuale governo Monti. Per parlarne in studio insieme a noi sono intervenuti il sindaco di Sant'Arcangelo Mauro Moro, il presidente provinciale della Confcommercio Richard Di Angelo, Davide Rosati, consigliere comunale del PDL nel comune di Riccione e il presidente nazionale della Feder Consumatori Rosario Trefiletti. Una puntata piuttosto animata, veniamo in alcune stralci. È evidente che le imprese eh, oggi... Hanno, eh, sono calati i consumi ma soprattutto c'è difficoltà a fare investimenti. Eh, i, I mutui, il costo del denaro, ammesso che il sistema bancario lo dia e fanno molta fatica a concedere credito, esatto. fanno molta fatica sia alle famiglie che alle imprese, fanno molta fatica, ma quando lo concedono lo concedono a dei tassi assurdi per chi deve fare impresa. Se il tema tra i tanti è quello di fare gli investimenti, una cosa, toglieteci o diminuiteci il patto di stabilità ai comuni. Il patto di stabilità è un nome strano che magari i cittadini capiscono anche poco, ma che significa una cosa molto semplice. I comuni che prendono i soldi con le entrate da trasferimenti o dalle tasse comunali. Le spendono in servizi e in investimenti, cioè fanno i mutui per fare i lavori pubblici, le opere pubbliche. Negli ultimi anni questi soldi non li possono più spendere, non che non li hanno, ma li devono tenere nella cassa. Le risorse si possono ottenere se si ha una scelta chiara e razionale. I soldi bisogna prenderli dove ci sono. E allora se non c'è ideologia, ma purtroppo c'è ideologia, bisogna fare un'operazione congiunturale o strutturale, scegliete voi, di toccare i patrimoni, chi ha i soldi, bisogna prenderli da lì, perché se lo prendi dalle famiglie, le famiglie non spendono, non vanno dai commercianti, i commercianti chiudono e c'è tutta una, un avvitamento incredibile, cassa integrazione, licenziamento, eccetera, eccetera. Bisogna, primo, una patrimoniale. Secondo, non solo toccare le rendite finanziarie, cosa fatta e andrà in, in vigore, ma bisogna anche sulle transazioni finanziarie cominciare a tassarle. Evasione fiscale, lotta più determinata, ma vogliamo mettere mano a quei 200.000 che hanno utilizzato lo scudo fiscale, che non hanno pagato nulla, il 5% rispetto a voi che pagate tutti voi qui dentro, pagate il 43-44%. E la discussione poi si è incentrata. Eh, nei giorni seguenti, la registrazione di questa puntata sulla cosiddetta manovra Salva Italia, la manovra varata dal governo Monti, con un impatto proprio secondo la Federo Consumatori piuttosto forte sulle tasche dei eh, cittadini. A regime si parla di 1.129 euro annui a famiglia, una caduta che si va ad aggiungere a quelle delle manovre precedenti, quelle eh, targate governo Berlusconi, che portano in tutto un peso, secondo le stime della Federo Consumatori, di 3.160 euro a famiglia, per quanto riguarda. Da il 2012. Quinta puntata di questa stagione invece è quella dedicata al post referendum sull'acqua. Un referendum andato in scena in primavera con la vittoria dei sì. Quindi coloro che volevano portare avanti le ragioni dell'acqua pubblica. Ospiti in studio il presidente di Federico Consumatori, ma in questo caso eh, intervenuto come membro dei comitati per l'acqua pubblica Andrea Bascucci, il direttore eh, lato eh, Casadei, il direttore di Era Rimini Edolo Minarelli. La discussione è poi passata anche sulle ATO, ato che proprio in questi giorni vedranno la loro cessazione per quanto riguarda l'ambito provinciale, tutto passerà ad un ato di carattere regionale. La manovra, tra l'altro, la proposta di legge è definitivamente passata proprio il 23 di dicembre nell'Assemblea regionale. Ma vediamo sul tema cosa si era detto nella nostra puntata. L'ente è un ente di carattere regionale inteso come territorio, composto da tutti, i territori, da tutti gli enti locali dei territori, ma la Regione non avrà un suo rappresentante all'interno di questa agenzia. La Regione però mantiene per legge eh, dei poteri importanti, perché prevede delle direttive vincolanti verso questa agenzia. Prevede una regolazione economica di dettaglio che questa agenzia deve applicare, quindi, prevede proprio delle, eh, degli aspetti normativi molto pregnanti sull'agenzia. Se partiamo da nuove esperienze locali e andiamo a un livello regionale, cambia tutta l'organizzazione. Allora, saranno capaci di fare un'organizzazione con persone competenti, capaci di valorizzare anche le esperienze di questi dieci anni? Perché alla fine. Le cose fatte bene si fanno con delle persone capaci di fare le cose fatte bene. Non c'è solo la politica, i, i livelli, i ruoli, che sono tutte entità necessarie che io discuto da quando ero bambino e non ne posso più. La legge regionale non, non mi sembra una buona legge. E quando il Comitato regionale ha incontrato eh, la rappresentanza della Giunta regionale ha candidamente detto che non raccoglie nemmeno un principio referendario, quindi ancora una volta la politica di fatto non rappresenta la cittadinanza. Oltretutto eh, un'altra cosa che non è ben chiara da questa legge è chi stabilisce veramente la, la tariffa. Se la stabilisce la, la regione che sembra dare delle direttive ben precise alle quali non si può diciamo, a livello provinciale eh, diciamo, uscire, di fatto vuol dire che si aumentano le... E le tariffe anche laddove c'è un territorio che per le sue conformazioni naturalistiche diciamo, avrebbe tutto il diritto di avere delle tariffe più basse per cui la legge secondo me andrebbe rivista ma in un mese di discussione una legge così non va rivista cioè proporla il 14 novembre per deliberare il 14 dicembre vuol dire che ancora una volta è una legge che non, vale, non vuole essere nemmeno discussa Alcune perplessità sulla nuova agenzia regionale proprio in questi giorni sono state confermate dal Presidente della Provincia Vitali. Dice che con la nuova agenzia temo che non saremo più i primi responsabili delle scelte che riguardano il nostro territorio. Sappiamo che l'ATO si occupa appunto anche di varare le tariffe per quanto riguarda il servizio idrico e quello dei rifiuti. Vedremo insomma quello che accadrà in questo 2012. Torniamo invece a temi forse più consumeristici come eh, quelli relativi alla liberalizzazione del mercato dell'energia e del gas, un mercato libero che continua a far discutere, abbiamo portato in studio eh, varie testimonianze in proposito delle, eh, dei consumatori seguiti. Dall'associazione Federo Consumatori, appunto per cause che riguardano problematiche col mercato dell'energia, ma ascoltiamo quello che ci hanno detto in studio l'avvocato Cinzia Patrucco e Giorgio Gavelli della Federo Consumatori di Forlì Cesena, esperto nel settore. Il consumatore viene allo sportello per denunciare pratiche commerciali scorrette. Eh, comunque, ingannevoli e talvolta anche aggressive di questi eh, agenti che porta a porta cercano appunto di convincere l'utente a sottoscrivere un nuovo contratto con la promessa di risparmio e di vantaggi eh, sicuri, eh, cosa che poi puntualmente non, non si verifica. Eh, la seconda tipologia di reclamo è relativa invece alla doppia fatturazione e quindi a una problematica che è sorta proprio con il mercato libero e eh, si verifica durante il passaggio tra il vecchio fornitore e il nuovo fornitore. E poi eh, ultimamente sempre più spesso dobbiamo fare i conti anche con un'altra tipologia di reclamo che è quella relativa alle sottoscrizioni false. Quindi contratti che non sono mai stati sottoscritti dai consumatori e che invece si perfezionano a prescindere dalla volontà dello stesso. In realtà le aziende che operano libero mercato offrono dei prezzi superiori. Come stare attenti a questo? C'è un modo molto semplice. Eh, L'autorità, proprio perché si tratta di una situazione molto complessa, obbliga i distributori mh, di energia elettrica quando presentano le offerte, a consegnare e spiegare una scheda che si chiama scheda di confrontabilità delle offerte, nella quale viene paragonato il prezzo dell'offerta al prezzo del mercato vincolato. Questo è obbligatorio per la luce e in quasi tutti i casi si vede che il prezzo offerto è più elevato di quello del mercato vincolato. Il rischio è che, è che queste società facciano cartello, come è successo per i carburanti, come è successo per le assicurazioni, e quindi facciano lievitare il prezzo anche perché è previsto che fra non molto il mercato vincolato, che attualmente è ben calcolato, venga soppresso. E In vista del Natale come non affrontare anche il tema del centro storico di Rimini tra problemi e prospettive? Così ai primi di dicembre abbiamo deciso di parlarne, di farlo con il presidente della Confesercenti del Comune di Rimini, Gianfranco Simonetti, con Vincenzo Reggiani della Confcommercio Riminese, con l'avvocato Daniele Marino della Federo Consumatori e con l'assessore alle attività economiche e alla sicurezza del comune di Rimini, Jamil Sadegolvad, particolarmente accesa in questo caso la discussione in relazione allo spostamento paventato del mercato per il via ai lavori del Teatro Galli. Vediamo. Gli ambulanti che oggi si trovano attorno uh, al Teatro Galli, chiaramente per la durata del cantiere che si presume circa tre anni, dovranno spostarsi, dovranno essere spostati in altra in altra location nella città e questo chiaramente è un tema già affrontato anche da chi mi ha preceduto, sono state fatte sperimentazioni che non hanno avuto un grande consenso nella città e quindi so che non sarà semplice ma questa volta lo dobbiamo fare perché il teatro parte e quindi come dire il cerino è rimasto in mano a me. A questi, a questi ambulanti sembra che non si possa toccare un diritto, un privilegio. E la città soffoca di sporcizie, voglio essere chiaro: perché sono sporchi e non gli fate rispettare. Non abbiamo la, non abbiamo la nessun, controparte per rispondere, però. Sul livello, tema, non è quindi, questione, però, è un dato di fatto, le passi in città in un giorno qualsiasi quando il mercato va via. Queste ve le dico chiare perché è una vita che combatto su queste cose, ho raccolto firme, obbligato, girato. L'educazione è un rispetto ed è un dovere di tutti i cittadini. La città, quando loro la lasciano, è un campo di battaglia. Le stesse cose potrebbero essere lasciate in sacchi chiusi con la stessa identica fatica. Nessuno di voi li ha mai mutati, mi risulta, se io faccio una porcheria del genere mi multate, giustamente. Io ritengo che il mercato ambulante sia una risorsa per certo, la città. Certo, sono d'accordo anch'io, però nei limiti, poi mi fermo, chiedo sì. scusa, nei limiti, non 440 banchi. 430. E' una risorsa perché non è un caso che il mercoledì mattina e il sabato mattina la città si riempia più del solito e quindi chiaramente ha una capacità attrattiva molto forte il mercato ambulante. È vero che certe cose vanno migliorate, quello della pulizia, quello del, di certi rifiuti che vengono lasciati. Io ho già dato indicazione alla Polizia Municipale anche di verificare certe situazioni. Sottolineare che proprio il giorno seguente la registrazione di questa puntata l'assessore Sadegolvad si è recato sul mercato per effettuare un sopralluogo proprio in vista dello spostamento dei banchi. Ultima puntata di questa stagione eh, si è parlato di telefonia, del mercato della telefonia, un argomento non nuovo per diritto e rovescio che abbiamo cercato però di affrontare con un taglio un po' diverso. Oltre ai soliti problemi relativi ai disservizi dei quali abbiamo parlato con l'avvocato Eleonora Pina della Feder Consumatori, abbiamo cercato di parlare di altre problematiche di tipo sociale. Ad esempio il problema della dipendenza dal telefonino o dell'età giusta per donare un telefonino, per comprare un telefonino ad un bambino. E di questo abbiamo parlato con la dottoressa Daniela Casalboni, responsabile del CERT. Ma abbiamo anche cercato di capire cosa ne pensano i riminesi. Vediamo. Secondo lei ai bambini a quale età sarebbe giusto dare un cellulare? Dalla scuola media in su minimo, non, non prima. Eh, i bambini almeno fino a 14 anni che io li considero comunque inizia la fascia dell'adolescenza, il cellulare lo devono in qualche modo deve essere secondo me guidata. Per me 10 anni poi ci serve, anche prima è meglio perché se c'è qualcosa capita in casa io le chiamo. Penso che all'età di 10 anni, siano troppo piccoli, quindi verso 13-14 anni. A 16 anni, non prima. 14 anni, prima è sbagliato per me. Anche perché lo usano per cose sbagliate, per giocare, basta per me. 10, 11, anche, anche 12. Io penso sia da 16 anni in su. 16 anni, perché, perché secondo me un bambino non ha bisogno del cellulare. Non vedo perché devono avere un cellulare, sono piccoli, ci cioè vanno seguiti diversamente. Adesso non c'è una regola fissa, però diciamo prima media cominciano ad andare a scuola da soli in autobus, quindi magari il cellulare, a me ad esempio che stamattina mi ha servito, ha perso l'autobus, mi ha chiamato <ride> e sono andato a portare a scuola io. Oggi come oggi noi sappiamo che il telefonino per un genitore, soprattutto quando ha un figlio che fa eh, la prima media oppure anche gli ultimi anni dell'elementare, quindi inizia l'autonomia, no? diventa eh, come dire, una sorta di guinzaglio elettronico che mette al proprio figlio in modo tale da avere un controllo. Eh, continuo, per cui è spesso più un'esigenza del genitore quando magari il bambino lo utilizza soltanto per fare i giochini. Quindi non dobbiamo dele delegare al cellulare delle funzioni. Che sono di accudimento di un genitore. Il consiglio più pratico è evitare di stipulare contratti per telefono perché non si comprendono, non si conoscono le reali condizioni che poi andranno a regolare il rapporto contrattuale. Controllare sempre le bollette quando le si riceve, quindi vedere se ci sono delle voci e degli importi che non sono dovuti e in questo caso fare pagamenti parziali della fattura. Quindi andare alle poste, prendere un bollettino bianco e pagare soltanto quello che è dovuto e contestare il resto. Non lasciare mai una fattura. Completamente non pagata se si tratta soltanto di debiti non richiesti, perché altrimenti la linea può essere sospesa. Nel caso di legittima sospensione, rivolgersi alle associazioni dei consumatori o comunque farsi tutelare. Visto che siamo in periodo di festività natalizie, allora vi proponiamo adesso i consigli di Feder Consumatori in caso di acquisto di prodotti che poi presentino dei difetti. Era una delle pillole della novità di questa stagione di Diritto e Rovescio, questi consigli forniti all'inizio puntata, ve li proponiamo adesso in coda. Ascoltiamo l'Avvocato Marino. Questa sera parliamo di garanzia sui prodotti di consumo. La garanzia copre l'idoneità all'uso tipico del prodotto che avete acquistato, la sua conformità alla descrizione che vi viene fatta dal venditore e la congruenza del prodotto con le caratteristiche che sono inserite nelle comunicazioni pubblicitarie. La durata della garanzia è un altro elemento importante, la garanzia copre i difetti che si manifestano entro due anni dal momento della consegna del bene. E occorre tenere presente che la propria controparte, quindi il soggetto a cui rivolgerci sempre, è il venditore. In prima battuta il consumatore può chiedere a sua scelta o la riparazione del prodotto oppure la sua sostituzione con un prodotto che sia conforme e abbia quindi le capacità e le qualità che erano state, che erano state comunicate. Se eh, questi rimedi non vengono fatti entro un congruo termine, il consumatore ha la possibilità di scegliere fra la riduzione del prezzo di acquisto e mantenere il possesso del bene oppure può scegliere di restituire il bene e farsi ridare indietro una parte del prezzo decurtata del, del corrispettivo dell'utilizzo che nel frattempo ha fatto. Tutti questi rimedi devono avvenire senza spese, senza oneri per il consumatore. I consigli utili che possiamo dare ai consumatori in questo caso sono di tenere sempre per almeno due anni, ma direi anche due anni e due mesi, lo scontrino dell'acquisto, rivolgersi sempre al rivenditore, quindi al soggetto al quale avete pagato il prezzo, eventualmente farlo con una raccomandata con, con ricevuta di ritorno e ricordarsi che per quanto riguarda l'acquisto di prodotti, di beni di consumo usati, la legge prevede che la garanzia abbia anche in questo caso una durata di due anni ma è possibile pattuire fra compratore e venditore una diminuzione della durata della garanzia che non può essere inferiore ad un anno. E per concludere col sorriso, come ci piace fare, guardiamoci adesso questo sketch tratto da Zelig, i protagonisti sono Ale e Franz, si tratta di uno sketch decisamente natalizio. Buon Natale anche a lei. Eh sì, perché oggi è Natale. Eh, è il 25. E il 25 è Natale. Uh -huh. Quando ero piccolo il 25 era Natale, sai. E eh, tutti gli anni il 25 dicembre è Natale. Anche l'anno prossimo il 25 dicembre sarà Natale, creda a me, il 25 dicembre è sempre Natale. Caspita, un laureato in statistica? No, 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 no. È una passione la mia, è una ah, passione. Mi sembrava ci fosse uno studio alle spalle. Eh no, no, no. Lei come ha festeggiato il Natale? Ho fatto il pranzo con i parenti. E poi? Poi abbiamo fatto una tombola. Sa, abbiamo ancora una vecchia tombola dove copriamo i numeri con fagioli. Crudi? No, cotti lo usiamo noi. Oh. C'è cioè mia zia che passa col mestolo, quando esce un numero, copre fagioli e cotti. Che se uno fa, fa, fa tombola, mettiamola anche la polenta. Oh, mettiamola. che meraviglia. Bene, bene. Non so cosa fare a Capodanno. Eh, ci sono tante feste, ma... Eh, troverò qualche festa dove intrufolarmi, eh... E io faccio sempre così a Capodanno. Aspetto fino all'ultimo e poi mi aggrego con qualcuno. Eh? Sa dove vado io a Capodanno? No! E siamo arrivati così in conclusione in questo 2011 di diritto e rovescio. Non mi resta che farvi i più sinceri auguri di buone feste e darvi appuntamento con l'anno nuovo per le nuove puntate di diritto e rovescio. Alla prossima.